Con il video di oggi entriamo nel vivo di questo primo Brescia e-bike festival e partiamo dall'attività forse più divertente di tutta la fiera, il test delle e-bike. Abbiamo realizzato due differenti percorsi, uno per il mondo off-road, quindi mountain bike, dove potete provare tutte le mountain bike presenti in fiera, e l'altro invece quello che sarà il percorso più forse emozionante, dedicato al mondo urbano, trekking, gravel e cargo bike. Ora seguitemi che vi mostro come si svilupperà tutta questa attività. Venite con me. Nell'area alle mie spalle verrà realizzato il box dedicato alle prenotazioni dei test ride. Potrai prenotare il tuo test direttamente online sul sito bresciaebikefestival.it oppure direttamente in sede presentandovi nel box dedicato ai test. Anche se ti sei prenotato online, dovrai presentarti da noi presso il box test almeno un'ora prima dall'inizio del tuo slot. Questo ti permetterà di concludere e completare la tua iscrizione. Una volta completata del tutto l'iscrizione, ti verrà rilasciato il braccialetto che ti darà accesso a tutta l'area Village Test. Per tutti i test dedicati all'off-road, verrai accompagnato dai tester ufficiali Volkswagen nell'area Village Test. Per quanto riguarda il test urban, invece, una volta recato all'accesso dell'area test, partirai direttamente dal palco con le guide che ti accompagneranno in tutto il percorso che adesso andremo a vedere. Seguitemi che vi mostro alcuni dettagli dei percorsi che abbiamo realizzato per voi. Ci troviamo davanti al rifugio degli Alpini e da qui troverete in tutto questo spazio il Village Test, dove tutte le case esporranno le loro bici test. Tu, una volta arrivato, inizierai a scegliere la tua prima e-bike. Farai l'anello di 5 km che abbiamo visto immerso nella natura e tra salite tecniche e facili con discese altrettanto adrenaliniche. Ritornati alla fine dell'anello, ritornerai qui al Village Test, dove potrai scegliere la seconda per poi la terza e-bike, facendo così tre test con tre e-bike differenti. Finita la salita, passata la colonia, siamo nel punto più panoramico di tutto il giro. Dopo la foto di rito, siamo pronti a lanciarci nell'adrenalinica discesa. Venite con me. Una volta terminata tutta la ciclabile, eccoci qui finalmente al Parco delle Cave. Un anello davvero molto molto carino, immerso in questa natura dove davvero il silenzio la fa da padrone. In fondo a noi vediamo le montagne più importanti e più famose della città di Brescia, la Maddalena e tutte le cave di Botticino. Qui invece in parte a noi un laghetto artificiale e l'anello gira proprio tutto intorno a questo laghetto. Un percorso che, oltre a farvi provare l'esperienza di una vera e-bike, che sia gravel, urban, trekking o cargo, vi permette anche di vivere qualche momento disperso nella natura. E siamo anche proprio in città, quindi un connubio davvero molto molto carino.